Penso che molti di noi avranno in passato letto qualche titolo sul cosiddetta Fasting Mimicking Diet, la dieta che imita il digiuno, associata sia alla chemioterapia per chi deve curarsi il cancro, sia per un allungamento della vita. Ne hanno scritto i media di tutto il mondo, rilanciando gli articoli apparsi su Nature e su Science, le riviste scientifiche divulgative più famose al mondo, con le foto del suo ispiratore, il professor Walter Longo. Noi l'abbiamo raggiunto in America, alla Southern University in California, in questa intervista via Skype. Sentiamo. La dieta ha tanti effetti, in effetti, perché ovviamente spinge le cellule a una modalità che è molto diversa da quella normale, quindi la cellula esposta a alti livelli di zuccheri e di aminoacidi, di fattori di crescita, ha un comportamento che è principalmente pro crescita e pro riproduzione, cioè il tuo sistema cerca di crescere o riprodursi. Quando durante questi momenti di digiuno, in maniera coordinata, il tuo sistema si riporta invece a uno stato di maintenance, quindi di protezione, e minimizza l'effort proprio sulla crescita e sulla riproduzione, e quindi le conseguenze sono la protezione contro varie tossine, tra cui poi quella che abbiamo utilizzato per il cancro, quindi la protezione contro la chemioterapia. Ma di nuovo anche tutta una serie di cambiamenti, cioè ad esempio l'attivazione delle cellule staminali, anche se non ancora durante il digiuno, la proliferazione che succede durante il refeeding, quindi succede quando si ritorna a mangiare normalmente. Quindi questa è anche una cosa interessante che molti non hanno capito, che non è tanto il digiuno, ma è l'abbinamento di cicli di digiuno e ritorno alla nutrizione con altri aminoacidi, altri zuccheri, eccetera. Ecco, chi vuole approfondire questo aspetto particolare della dieta mima digiuno può sicuramente digitare su internet Walter Longo Diet Fast Mimicking e troverà tutti i particolari. Walter Longo, abbiamo un secondo pezzo di una intervista, è professore di biogerontologia e direttore dell'Istituto sulla Longevità, abbiamo detto, alla University of Southern California. In Italia è anche direttore dell'IFOM, Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione Italiana dell'AIRC, l'associazione di ricerca sul cancro, è famoso anche per il suo viaggio tra i nani di una tribù in Ecuador, affetti dalla cosiddetta sindrome di Laron. Longo li ha studiati e ha scoperto in questi nani un gene della longevità che li rende immuni dal cancro e dal diabete. Sentiamo. Da una collaborazione con un suo collega, un professore di Quito, è nato poi questo viaggio che ha fatto, diciamo, la cui notizia ha fatto il giro del mondo, il viaggio tra i nani dell'Ecuador, affetti da questa sindrome di Laron, una malattia che blocca l'ormone della crescita, ma che annulla anche il rischio di tante gravi malattie come diabete, ipertensione, tumori, cioè tutte le malattie delle quali noi moriamo regolarmente, pur in presenza degli stessi fattori inquinanti, in fondo, che affliggono l'umanità, noi che viviamo nell'Occidente. Se abbiamo ben capito, questo ormone che non fa crescere i nani potrebbe salvare poi l'umanità dalle malattie dell'invecchiamento, è così? Salvare è una parola grande. Diciamo che sapevamo già da 20 anni, oltre 20 anni fa, nel mio laboratorio abbiamo scoperto che questa via di senazione TOR e Siscanese e l'effetto di questo sulla longevità. E questi lieviti erano nani, quindi, e poi i moscerini della frutta che avevano record longevity, quindi che vivevano molto più a lungo con queste mutazioni, erano anche nani. I topi erano nani che avevano record longevità, i Laron topi, e quindi diciamo per noi, per me era ovvia la mancanza cosa succedeva negli uomini. E da lì, oltre 10 anni fa, la collaborazione con Hami Guevara, che straordinariamente era il medico di 100 di questi individui, e quindi un'opportunità unica per me di andare a vedere cosa succedeva negli uomini, e in effetti sono altamente portati da cancro, diabete, e adesso abbiamo appena finito gli studi sulla la parte di cognitiva e anche cardiovascolare, quindi fra poco pubblicheremo su queste due cose, ma di certo non abbiamo visto, posso dire, sicuramente
posso parlare di risultati, ma diciamo del fatto che non abbiamo visto effetti negativi per ora di questa mutazione, quindi come nei topi è nei lieviti straordinario che queste mutazioni riescono a essere altamente protettive. Ecco, ma l'umanità che a tutti i costi il nostro sogno, insomma, che vuole ritardare o perlomeno migliorare, insomma, l'invecchiamento e rinviare un po' l'ultimo giorno della nostra vita, ecco, questi studi matti e disperatissimi che voi fate, non solo lei ma anche altri suoi colleghi, ecco, dove ci portano? Ci portano a quale età potenziale e quali problemi potrebbe innescare poi questo allungamento ad oltranza della nostra vecchiaia e della nostra morte? Ma tanto non penso che ci sia un problema di oltranza. Abbiamo appena scritto un articolo su Nature recentemente spiegando che questo concetto del vivere a lungo, cioè estendere la vita malata, non è assolutamente vero. Cioè i topi, come i topi e i calories che sono ristretti caloricamente, come i ratti ristretti caloricamente, come gli uomini, la ron, vivono di più o un po' di più, ma hanno molto meno malattie. Quindi diciamo che adesso è abbastanza chiaro che l'estensione della vita avverrà con una diminuzione delle malattie e non, o almeno che c'è un grosso potenziale di ottenere questo. Quindi dal punto di vista economico sicuramente è stata una gran bella direzione, ma non perché la stiamo inventando noi così, ma perché in effetti i dati dicono esattamente questo. In un certo senso è anche molto sorprendente che sia così, no? Certo. Quindi la meta, secondo me, è chiara, è 100 anni sani, no? Che sano fino a 100 anni è una meta che è sicuramente fattibile come media, no? Come iniziare a pensare che si possa arrivare fino a 100 anni in buona salute. Questo secondo me è fattibile, sicuramente quello che è fattibile è bloccare questa diciamo modo di andare avanti con farmaci e diete pessime che portano ovviamente che stanno portando al collasso delle spese muscolose che non possiamo sostenere, quindi insomma fra pochissimo non avremo scelta, ma tirare fuori cose che costano di meno funzionano molto meglio. È ovvio che non si può più parlare di 100 malattie diverse, no? Cioè, anche quando poi si va, per esempio, Time Magazine ha avuto una copertina recentemente sull'immunoterapia, parlando di terapie di $500 milioni all'anno per un paziente col cancro. Cioè, paziente che poi, pochi sanno che si curasse col cancro, dopo 3 anni morirebbe 3 anni dopo di media, no? E quindi non sarebbe una grande differenza, eppure stiamo tirando fuori cose per un solo tipo di cancro $20 milioni l'anno. Quindi questo ovviamente non è gestibile, va sostituito, e il concetto di biogerontologia, di intervenire sull'invecchiamento e sulla longevità è adesso by far di gran lunga il più promettente, almeno nei prossimi 20 anni.